grandi sfide per i cristiani e anche per la società civile in generale. Sono la gioventù, da una parte, c'è evidentemente nella gioventù oggi in tantissimi paesi una problematica che richiede un aiuto, una formazione, eccetera. Poi la famiglia, questa è una cosa ovvia, basta pensare a quanto i pontefici hanno insistito sulla pastorale familiare. Da Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e per non parlare di Francesco che sta parlando non soltanto con l'Amoris Laetitia ma costantemente dell'importanza della famiglia sia per la società civile che per la Chiesa. Poi c'è evidentemente una sfida universale che è la povertà, le malattie, tantissima gente malata del corpo, malata dell'animo. Per ogni cristiano che prende sul serio quello che è l'inseparabilità dell'amore di Dio con l'amore agli altri, è una sfida irrinunciabile, che ognuno la prende in modi diversi, ma che non si può lasciare da parte, questo è chiaro. Diceva San José María, quando le cose si fanno per amore di Dio, per servire gli altri, perché sono inseparabili una cosa dall'altra, amare Dio e gli altri, niente va perso, niente va perso. Anche se a volte può sembrare che è perso, ma niente va perso. Se abbiamo la fede che l'amore di Dio è dietro ogni cosa, ogni evento della nostra vita.